volta nella regione Campania ci sono 7 persone che sono dei cittadini come voi, delle persone libere che non devono rispondere, non devono ringraziare nessuno per essere state elette se non i cittadini che hanno creduto in loro e quindi che sono portatori di un unico interesse, che è quello del bene comune. Noi stiamo là dentro a fare i vostri interessi che poi sono anche i nostri. Questo cozza con chi invece sta lì dentro perché deve restituire tutti i favori che ha ricevuto per essere stato eletto. Le persone che stanno lì dentro non sono persone libere e quindi non possono lavorare nell'interesse dei cittadini. Questa è già una rivoluzione straordinaria e vi assicuro che per questa ragione siamo estremamente scomodi. Abbiamo trovato delle difficoltà enormi perché voi pensate, noi entriamo in un'istituzione che non conosciamo. L'apparato amministrativo del Consiglio regionale della Campania è fatto da persone che per il 90% sono entrate lì dentro senza concorso, sono stabilizzati della politica. In pratica io mi porto un mio amico in regione a lavorare con me, gli faccio un contratto un anno come consigliere regionale che fa un contratto ad un collaboratore, il secondo anno, il terzo anno, dopodiché quello diventa stabilizzato del Consiglio regionale. Questo è il modo in cui quelle persone sono entrate lì dentro, quindi capite che anche il personale amministrativo non sempre ci guarda di buon occhio, perché noi stiamo lì a smascherare anche i loro stessi privilegi. Insomma, siamo l'elemento scomodo del Consiglio regionale, ma questo per noi è un onore. Questo per noi è un onore perché finalmente noi dobbiamo capire come questa gente utilizza i soldi pubblici. Vi dico una cosa, ieri siamo stati fino a mezzanotte a lavorare su questa legge di stabilità che poi dovrà arrivare in consiglio martedì, dove ci sarà una seduta a oltranza. Dentro questa legge di stabilità ci sono soldi destinati a una cosa o ad un'altra. Almeno fino ad oggi hanno fatto passare anche 6 nostri provvedimenti, ma dobbiamo vedere se verranno votati in consiglio. Ebbene, a fronte, per esempio, vi faccio degli esempi, a fronte di un trasporto pubblico che è completamente devastato, questi danno 1 milione di euro per la funicolare del Faito e di Montevergine. Con tutto il rispetto per la funicolare del Faito e di Montevergine, io se ho 1 milione di euro li utilizzo per migliorare la rete ferroviaria che non funziona più o per comprare dei nuovi treni. Hanno dato 4 milioni e mezzo al teatro di Salerno, 4 milioni e mezzo. Caldoro, che dovrebbe essere opposizione, è intervenuto alla fine dell'illustrazione di questi provvedimenti e ha detto: ma tutto sommato spendiamo solo 6 milioni in più di euro all'anno per fare quelle che, scusatemi, per noi non sono dei provvedimenti certamente necessari. Cioè, per questa gente 6 milioni di euro, quando fuori lì ci stanno i cittadini che non possono mettere il piatto a tavola, sono gli spiccioli. Allora capite qual è il modo di ragionare di queste persone e capite noi che tipo di battaglia dobbiamo fare. La difficoltà che abbiamo trovato è stata anzitutto di organizzarci, perché come vi dicevo noi non conoscevamo neanche i meccanismi di funzionamento questa cosa, perché è una cosa di cui si parla sempre troppo poco. Un consigliere regionale, sapete quanto guadagna? Guadagna 6.660 euro lordi di stipendio, poi prende 4.440 euro netti come rimborso spese forfettario, poi se sei capogruppo o presidente di commissione o vicepresidente o segretario prendi altri 1.200 euro. Fatevi il conto di quanti soldi sono. Questi, una volta uno di questi ha avuto il coraggio di dirmi che lui con questi soldi non ce la fa, uno del PD. Ebbene, noi del Movimento 5 Stelle siamo solo in 7, tagliandoci gli stipendi noi guadagniamo 5.000 euro lordi, che sono poco più di 3.000 euro, uno stipendio più che dignitoso, anche se vi assicuro che si lavora tantissimo e non esiste né sabato né domenica e né notte né giorno. I rimborsi prendiamo solo quello che spendiamo e rendicontiamo con gli scontrini famosi per cui tanto siamo stati presi in giro, il resto lo restituiamo. Tutte le indennità di funzione, io per esempio sono capogruppo e presidente di una commissione, le restituiamo anche quelle. Facendo così, quindi tagliandoci gli stipendi, ma guadagnando uno stipendio decisamente sopra la media di quello che guadagnano oggi i cittadini, siamo riusciti solo in 7, in 4 mesi, nei primi 4 mesi di mandato, a mettere da parte 106.000 euro circa.
ci siamo chiesti che cosa fare di questi soldi, perché voi sapete che i parlamentari destinano le eccedenze dei loro stipendi ad un fondo per il microcredito per aiutare le piccole e medie imprese, ma è un fondo nazionale. La nostra scelta di consiglieri regionali è stata quella che i nostri soldi, soldi che diciamo noi restituiamo, che consideriamo in più dei nostri stipendi, potessero servire per la campagna. Per cui a un certo punto è successa la tragedia dell'alluvione di Benevento e tutti e sette in maniera naturale abbiamo pensato che questi nostri soldi dovessero servire alle popolazioni alluvionate del Beneventano. Siamo andati lì, mentre gli adesso per dirne una. Un'altra, noi da subito abbiamo iniziato a accendere i fari su un altro tema che per noi è carissimo, che è il tema dell'acqua pubblica. Poi non voglio dire tutto io perché lascio anche la parola agli altri. Al primo consiglio regionale c'era De Luca, proprio io sono intervenuta, lui in campagna elettorale si è speso dicendo che avrebbe portato avanti la ripubblicizzazione del servizio idrico, si è fatto la campagna elettorale su questo e andate a vedere se vi dico una bugia. Quindi nel primo consiglio regionale io gli ho detto che noi del Movimento 5 Stelle avevamo già depositato una legge, che era una legge scritta dai comitati, e che lui mantenesse le promesse coi cittadini e si facesse carico di portare avanti il discorso dell'acqua pubblica. Il risultato è stato che poco tempo fa hanno approvato una legge scandalosa, scandalosa, che peggiora decisamente la situazione attuale, che toglie ogni potere ai comuni, che accentra la gestione dell'acqua in un unico ente idrico campano, quindi il potere nelle mani di pochissimi. I 550 comuni della Campania vengono rappresentati da un'assemblea di 20 sindaci e capite tra 550 quali saranno questi sindaci che vanno, quelli più potenti, quelli che hanno più peso politico, quelli che vengono sostenuti dai partiti più forti. Questo vuol dire per lui democrazia e partecipazione. Questi qua potranno ridefinire le tariffe che voi pagate, la rete idrica ha delle caratteristiche diverse in ogni territorio, verrà persa questa specificità nell'immaginare un modello di gestione, quello che pagate oggi è niente rispetto a quello che potrete pagare domani. Noi avevamo posto questa questione così come avevamo posto negli ultimi due anni, 2013-2014, nessuno se n'era accorto, guardate un po', gli unici che se ne sono accorti siamo stati noi del Movimento 5 Stelle, abbiamo fatto una mozione alla giunta regionale per chiedere la messa in mora della Gori e la liquidazione se non paga entro il tempo previsto dalla legge. Questa mozione l'abbiamo sostenuta con forza, l'abbiamo raccontata ai giornali, non hanno potuto fare a meno che approvarla, quindi la regione, se non dovesse pagare, verrà liquidata. Questa è un'altra vittoria dei cittadini in consiglio regionale.